prime fasi di gioco del campionato italiano assoluto di petanca a terne che si svolge a Venasca. Le squadre stanno effettuando i primi tiri e la cronaca sarà delle fasi finali. Vediamo ora di sentire intanto un parere di come è andata questa gara finora. Buongiorno a tutti. Campionati assoluti, Terne, categoria A, quindi il massimo. I migliori giocatori italiani si sono confrontati sulle corsie qui di Venasca. Mentre invece dall'altra parte abbiamo il campionato sempre italiano assoluto a Terne, categoria CD. Una menzione a parte, la categoria A ha iniziato questa mattina il suo cammino che ha portato a questa finale. Mentre invece la categoria CD ha avuto una fase iniziale sabato, quindi ieri, in altre due bocciofile a Genova e ad Imperia, una parte di giocatori si sono confrontati per poter accedere questa mattina ai 16 finalisti. 75 sono state le formazioni della categoria CD e invece sono state 20 della categoria A. Sia a Genova che a Imperia dobbiamo aggiungere altre 24 formazioni, quindi abbiamo avuto all'incirca 300 giocatori che hanno partecipato. Sono provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Valle d'Aosta e la new entry di quest'anno è il comitato di Pisa, quindi abbiamo anche la Toscana. Le giornate sono state stupende, abbiamo avuto il sole che ci ha aiutato molto. Pubblico eccezionale, si può anche vedere, veramente abbiamo avuto un pubblico delle grandi occasioni, essendo qui una location che per la petanca è il massimo, in quanto siamo nel cuore della petanca, nel Comitato di Cuneo. E proseguiamo quindi la cronaca di queste fasi finali del campionato italiano di petanca a Terne con Claudio Mamino che ci commenta una fase delicata dell'incontro. Sì, veramente, è delicata in quanto la Valle Maira, la Terne della quadra della Valle Maira ha sbagliato tre bocciate, ha lasciato due bocce, quindi due punti con quattro bocce in mano alla squadra della Buschese. Purtroppo la spalla ha sbagliato, non è riuscito ad accostare, per il momento hanno due punti, possono ancora farne uno. Con Marino, che è il bocciatore di testa, vediamo perché è una fase molto importante. È in accosto, classica posizione alla francese. Mezza alzata, purtroppo l'ha sbagliata. Quindi da un possibile 6 punti sulla carta sono riusciti a portare a casa 2 punti. Allora sono riusciti a recuperare, quindi 3 punti per la Valle Maira, che in questo momento si trova a 5, quindi 6 Buschese, 5 Valle Maira. Ricordiamo che Valle Maira ha cambiato quello che era il suo primo bocciatore, ha fatto un cambio di formazione. Sì, la strategia di gioco in questo momento è molto importante perché bisogna capire quando un giocatore ha qualche problema. Non è di bravura, ma c'è un attimo in cui non c'è la convinzione, quindi il Dutto da spalla è diventato primo bocciatore, mentre invece Bottero è passato spalla lui e si è presentato subito con un carrò quando è stato il momento. Hanno due bocce cada uno, le due squadre, due in mano a Betto, Bottero e due in mano a Galaverna. La Buschese in questo momento sta studiando un attimino cosa fare, se tentare la bocciata, molto pericolosa, però può essere una soluzione. Però mi potrò sbagliare, ma da come ha marcato il terreno dovrebbe puntare. Quindi Galaverna punta, si abbassa. Leggermente lunga, quindi è un momento difficile. Devono fare molta attenzione, devono per forza mettere in gioco questa boccia, se no rischiano di perdere partita.
Galaverna. Non so, di qua non riusciamo. Parte a colpire. Non sappiamo se è entrata in gioco l'altra, ma vedremo dopo questa bocciata. D'altronde il gioco è bocciare. Ahi, errore. Errore a questo punto, con l'ultima boccia di sicuro non boccerà più, perché la sua boccia è in posizione di rimpallo, potrebbe essere molto pericoloso, potrebbe anche vendere il punto. Se riesce a metterne ancora una, fanno due punti, si porterebbero a 11, 11 a 8, vediamo. In questo momento hanno un punto per terra di Paolino. Paolino in queste giocate ha messo due bocce veramente eccezionali, da grande campione qual è? Pluricampione italiano, ma tutti e tre sono pluricampioni italiani. Perfetto, bravissimo. Ha recuperato una bocciata e due punti. Quindi a questo punto Buschese rimane a 8, mentre il Vallemaira fa un balzo e passa a 11 punti. Il pallino viene richiesto di nuovo in diagonale e le finali come questa, non l'abbiamo detto ma lo ricordo, viene effettuata su due terreni di gioco che sono chiamati carreau d'honneur. Ma i giocatori preferiscono avere più campo a disposizione? Ma il più campo dà anche la possibilità di poter effettuare giocate diverse. C'è anche chi patisce il discorso del filo centrale, perché il filo esiste ancora, anche se non conta niente, però dà noia, no, perché l'occhio vede tutto davanti, quindi riesce anche a vedere questo filo e certe volte dà noia. Vediamo Marino che deve rispondere a una grande giocata di Paolino. Andrea Marino, molto concentrato Andrea. Ah, un piccolo errore, succede, deve ripetere la bocciata, vediamo se riesce a rispondere alla grande. Ha una bocciata molto bassa, 2 errori, quindi il momento è difficilissimo. Qui hanno poche possibilità, o cercare di fare un carreau alla boccia, o cercare di colpire il pallino e annullare la giocata, prendere questo punto è molto difficile, anche se non impossibile, perché come l'ha messo una squadra può anche metterlo l'altra squadra, però due bocce sono già partite, il primo bocciatore non ha più bocce. Vallemaira 5 bocce, punto in terra. Buschese 4 bocce, hanno deciso di puntare, quindi Bertolotti cercherà di alzare una boccia per riuscire a intrufolarsi tra boccia e pallino. Sarebbe una delle giocate stupende e che potrebbero dare dei frutti, o almeno sperare ancora. L'alzata è stata molto bella, leggermente però larga, e a questo punto vediamo, parte Galaverna, non so se tira il pallino o la boccia, vediamo. Ai 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 ai. C'è ancora una possibilità, e crederò mi sbaglierò, ma tireranno il pallino. È l'unica possibilità che hanno per non perdere questa partita, colpire il pallino, se no la vedo veramente triste. Oh,
ho paura che la partita sia finita. Sono rimasti con una boccia in mano, punto in terra al Vallemaira con 5 bocce da giocare. Qui credo che il momento sia molto molto importante. È un momento topico, ripeto, 8 Buschese, 11 Vallemaira. Stupenda alza, veramente ha giocato il primo puntatore, dobbiamo dire che fino adesso ha giocato veramente all'altezza di un campionato italiano. 2 bocce qui a 2 bersagli, il signore Dutto a 2 bersagli, 2 bocciate per far partita. Vediamo la prima, colpito il pallino, quindi pallino colpito, vittoria Vallemaira con Fabrizio Bottero, Fabio Dutto, Paolo Lerda, campioni italiani 2016 Terne categoria A. Complimenti a loro, ma complimenti soprattutto anche a una grandissima pétanque buschese. Gravi.